è l'errore killer che fanno le persone quando iniziano a vedere, a frequentare qualcuno? L'errore è non sapere cosa vogliono in quel momento, in generale, da loro stessi, dalla relazione, se vogliono una relazione di sesso, di più seria. E questo lo conferma comunque uno studio condotto dal sociologo Anthony Pike nel 2010 dell'Università dell'Iowa, che conferma che le coppie più felici sono quelle che nascono quando c'è un'intenzione di relazione e si attende che ci sia una buona conoscenza e si comprenda che quella persona, con quella persona ci sia un feeling particolare prima di andarci a letto. Invece le relazioni che partono dal letto la prima sera tendenzialmente sono meno felici, tendono a durare di meno e soprattutto terminano molto spesso per questioni legate al tradimento, quindi uno o tutti e due i partner sono più predisposti ad avere altri partner in contemporanea, quindi più predisposti alla promiscuità tendenzialmente. Voi direte, beh, ma ci sono tantissimi casi nei quali magari due persone si conoscono, vanno a letto assieme, poi si piacciono e poi creano una relazione. Questa cosa può anche durare. Sì, ci sono, però statisticamente sono frequentazioni meno solide. Per quale ragione? È anche abbastanza intuitivo e semplice capirlo. Se una persona inizia a frequentare un'altra persona con l'idea solo di divertirsi, ovviamente l'altra persona sa allo stesso modo che sta avendo una relazione molto più superficiale. Quindi ci sta che poi magari ci si trovi anche bene nel contesto sessuale e che quindi si formi una sorta di dipendenza dal sesso. Questo è confermato dal fatto che tantissime coppie, questo lo riscontro anch'io durante le consulenze, si legano proprio sulla base della compatibilità sessuale, sulla base della garanzia che il partner fornisca approvvigionamento sessuale in modo più o meno continuativo. Poi, ovviamente, da questo si procede a una relazione solida e in certi casi negli anni questa frequenza sessuale viene meno e poi magari subentrano eventuali tradimenti o comunque tante volte anche all'inizio c'è questa tendenza. Lo conferma appunto anche lo studio del professor Pike, perché appunto le relazioni che nascono su un bisogno sessuale sono appunto tendenti a poter finire con più facilità. Ti invito quindi a iscriverti al mio webinar, innanzitutto perché in fase iniziale spiegherò in modo dettagliato come fare a distinguere cosa una persona vuole e in base alla persona che ha davanti cosa vuole nel dettaglio, e poi questo solo nella fase iniziale. Poi ovviamente durante tutto il webinar si parlerà di come impostare il dialogo, il rapporto, le modalità espressive, comunicative in base alla persona che si ha davanti, come fare ovviamente anche a capire che persona si ha davanti e come rivolgersi in relazione all'obiettivo che si vuole ottenere. Se io con questo tipo di persona, che ho appurato che è un certo tipo di persona con la quale io non voglio niente di impegnativo, decido di provare ad avere una relazione occasionale, impronterò la mia comunicazione in un certo modo. Se invece trovo una persona che secondo me vale la pena per una relazione seria, allora inizierò a rivolgermi a questa persona, a comportarmi, a seguire degli step che mi porteranno ad avere eventualmente, se poi ne varrà la pena, una relazione seria. Però la cosa cruciale è saperlo distinguere all'inizio e improntare la comunicazione, soprattutto nella fase iniziale, in base a quello che si vuole ottenere. In linea teorica, poi ci sta che non ci sia la compatibilità sessuale, ci sta che poi si conosca una persona e magari non sia la persona idonea, però se all'inizio si sono seguiti gli step corretti, se poi la persona vale la pena,
ovviamente la strada sarà spianata. Se invece si sbagliano tutti gli step iniziali perché si fa confusione, non si capisce che tipo di persona si vuole, non si capisce che tipo di persona si ha davanti, non si capisce che tipo di comunicazione impostare in base alla persona che si ha davanti, non si sa cosa si vuole. In questo caso si rischia di fare un casino e perdere magari un'occasione importante o di avere una bella relazione occasionale o soprattutto di avere una bella relazione duratura. Quindi, per evitare tutti questi errori iniziali, io ho creato questo webinar proprio sulla comunicazione, ma ancora prima sul comprendere cosa si vuole e che tipo di persona si ha davanti. Ovviamente non sto dicendo che sia meglio o peggio avere un rapporto stabile o quello che ho abbreviato con TGS, cioè To Go Steady, oppure un rapporto occasionale, quello che io o comunque comunemente viene definito ONS, One Night Stand. Non sto dicendo che il TGS sia preferibile all'ONS. Assolutamente, sto solo dicendo che quando non si ha l'idea di quello che si desidera, di quello che si vuole da una relazione, c'è il rischio che si vada ad impostare magari una relazione di solo sesso con una persona che magari potrebbe diventare un qualcosa di più importante, o viceversa, che magari si vada a iniziare un qualcosa di importante con una persona che non vale a sufficienza per una relazione, magari si crea una dipendenza di un qualche tipo, e poi tutto questo ovviamente, come conferma anche lo studio del professor Pike, va sfumando fino alla fine della relazione. Non sempre, però più delle volte. Quindi di conseguenza, uno dei temi principali che affronto all'inizio del mio webinar è proprio esattamente questo: capire cosa vogliamo noi in questo momento, se in generale preferiamo una relazione occasionale o una relazione seria, ma capirlo non in assoluto, perché ovviamente una persona potrebbe anche dire, giustamente, Daniela, io in realtà con certi tipi di persone preferisco una relazione occasionale e con certi altri tipi di persone preferisco una relazione seria. Benissimo. Se una persona sa e ha le idee perfettamente chiare di cosa vuole, che tipo di persona vuole da una relazione seria, che tipo di persona vuole da una relazione occasionale, allora non c'è nessunissimo problema. Se non lo sa, ovviamente alla base del mio webinar cercherò di spiegare quali sono i modi per capire cosa vogliamo e in base alle persone che incontriamo. Ovviamente non c'è una regola fissa uguale per tutti, ma ci sono delle indicazioni di massima che ci possono aiutare a capire come muoverci per capire cosa vogliamo e in base alla persona che abbiamo davanti. Quindi iscriviti al mio webinar, trovi il link in descrizione. Sarà suddiviso in due parti. La prima parte si terrà lunedì 29 marzo e riguarderà le relazioni occasionali. La seconda parte si terrà mercoledì 31 marzo e riguarderà le relazioni stabili. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, puoi iscrivermi alla mia pagina Daniela Coinna su Facebook oppure all'email info@danielacoinna.it. Grazie, ciao!